La scorsa volta vi avevamo parlato di San Filippo Neri, il compatrono di Roma, il cui corpo è conservato in questa chiesa, la parrocchia di Santa Maria in Vallicella. Il corpo di questo grande santo è stato oggetto recentemente di una recognizio canonica, cioè di una esumazione per verificare lo stato di conservazione del corpo. E proprio durante questa operazione, che è durata qualche mese, all'interno del sarcofago sono stati rinvenuti alcuni documenti contenenti il famoso segreto di San Filippo. Filippo Neri ha avuto diverse ricognizioni nel corso della sua vita successiva alla morte. La prima, chiaramente, all'indomani della sua morte, nel 1595, ha avuto già la prima indagine fatta dai medici che lo seguivano in vita, tra tutti Andrea Cesalpino, che è quello che ha lasciato le maggiori testimonianze scritte. Dopodiché un'altra nel 1599, 4 anni dopo la morte, un secondo intervento, poi eventualmente scenderemo più nei dettagli. Poi ce n'è stata una nel 1638, poi ce n'è stata una nel 1922, nel 1950 e poi, in occasione del 4° centenario della canonizzazione, che è stata ovviamente avvenuta nel 1622, nel 2022, tra giugno e settembre del 2022. Partecipato alla ricognizione, chiamato dai padri della congregazione dell'oratorio in qualità di esperto di reliquie, di storia delle reliquie. Sicuramente uno degli aspetti più caratteristici di queste indagini che sono state eseguite post mortem è lo stato perfetto di conservazione nel corpo. La ricognizione canonica si è svolta alla presenza dei vertici della congregazione di San Filippo Neri, di esponenti del mondo accademico e di medici. Insomma, un'operazione formale e ufficiale, con tanto di giuramento. Diligentemente all'ufficio conferitemi in occasione della ricognizione canonica di San Filippo Neri, Roma, 7 giugno 2022. Nel 1595 fanno chiaramente la prima ricognizione in cui già eviscerano il corpo. Andrea Cesalpino è molto chiaro nella sua, nel suo trattato, apre il corpo, tolgono le viscere, dunque gli organi interni, vengono messi altrove, poi per farne reliquie vengono sepolti. Dopodiché ci sono una serie di altre ricognizioni, quelle che abbiamo menzionato, e tutte coincidono sul fatto che lo stato di conservazione del corpo era ottimo, che non mandava alcun tipo di cattivo odore, dunque evidentemente ha subito anche un processo, seppure parziale, di imbalsamazione, non così come la pensiamo la mummificazione, come facevano gli antichi egizi, ma sicuramente un processo probabilmente svolto con le erbe aromatiche. Medici e presenti durante la ricognizione canonica sembravano cercare anche qualcos'altro, cercavano appunto il segreto di San Filippo, o meglio le sue prove, segreto custodito per moltissimi anni e che ora finalmente viene svelato. Da subito la cosa che maggiormente attrasse già i medici era quella di verificare cosa era avvenuto in quel famoso giorno della Pentecoste del 1544. La sera della Pentecoste del 1544, quando lui aveva 29 anni, in una delle sue preghiere notturne solitarie nelle catacombe di San Sebastiano, in questa richiesta incessante dello Spirito Santo che lui faceva a Dio, di ricevere lo Spirito di Dio, pare che vide un globo di fuoco che veniva dall'alto, gli penetra per la bocca e fino nel petto,
gli dilata il cuore sensibilmente, un fatto che troveranno poi alla sua morte, all'autopsia, aprendogli le costole, due costole inarcate, spezzandogliele per far posto a questo nuovo cuore, e fu un fenomeno che lo accompagnò per 50 anni fino alla sua morte. Sicuramente si tratta di un episodio tenuto nascosto da San Filippo. Pare che lui lo abbia rilevato negli ultimi anni della sua vita ad un confratello che lo seguiva. Questa cosa del sollevamento del cuore che ha staccato, questo si può vedere. Però manca una vertebra cervicale. Dipende se non ancora lo sterno c'è. Possiamo descrivere. Certo. Però c'è una frattura del corpo dello sterno. Allora, San Filippo era solito andare in catacomba. Noi sappiamo che al processo del processo di canonizzazione numerosi vanno a deporre, le numerose deposizioni concordano sul fatto che tra il 1533 e il 37 San Filippo si recasse con molta frequenza all'interno dei cimiteri. Chiaramente andava a cercare un rapporto con l'ultraterreno, cercava un rapporto con lo spirituale mediato dai corpi dei martiri, dei santi. Ebbene, secondo una tradizione più tarda, la prima volta che appare nel 1672, non sarà sconveniente ricordare che San Filippo Neri muore nel 1595. La prima vita che viene redatta dal Bacci è del 1622. Nella edizione del 1672 della vita del Bacci, per la prima volta si ricorda che questo fenomeno sarebbe avvenuto all'interno di un cimitero paleocristiano, di una catacomba. Questo lo racconta un compagno di San Filippo Neri, che lo avrebbe a sua volta avuto, l'avrebbe avuto questo racconto da San Filippo Neri, e lo tramanda a sua volta a un suo novizio, e per la prima volta nel 1672 si localizza l'episodio all'interno di una catacomba. Episodio che però ha avuto poi un riscontro concreto, materiale, nel momento dell'autopsia, dopo la morte, perché comunque i medici hanno registrato, hanno notificato questa anomalia del costato che presentava appunto queste costole staccate dallo sterno verso l'esterno. I medici che di sovente lo visitavano, ricorro sempre a questo Andrea Cesalpino, che era uno dei medici che lo seguiva più da vicino, ricorda che due costole si staccarono dalla cartilagine che li univa allo sterno e il cuore ne fuoriuscì. Dunque, evidentemente queste palpitazioni che facevano si vedevano anche dall'esterno, perché evidentemente il suo costato si era aperto e permetteva al cuore di avere queste palpitazioni. Nel corso delle ricognizioni successive che sono state fatte nel 1922 e nel 1950 è stato riconfermato? Sì, nelle prime ricognizioni sì, sicuramente in quella del 1595, dopo la morte, che già all'epoca fecero un taglio per vedere sulla pelle, ci sono i segni della sutura sul corpo. Poterono verificare questa rottura delle costole, lo riscontrarono di nuovo nel 1599, ma già nel 1638 ciò non poté essere verificato. Questo lo sappiamo dal punto di vista, come dire, per induzione, perché il cardinale che andò a prendere una costola per prelevare le reliquie nel 1638 dal corpo di San Filippo Neri entrò dallo sterno, quindi evidentemente non trovò qualcosa che impedisse il percorso, della sua mano per estrarre la costola. Quindi evidentemente già nel corso del 1599 erano state estratte altre reliquie e questo fenomeno non poté essere più riscontrato. Del resto neanche nel 1922 si poterono vedere le costole rotte.
Questo fenomeno mistico lo possiamo definire una dilatazione del cuore, che è ovviamente un fattore fisico di una realtà ben altra, cioè qualcosa di spirituale, un cuore grande, un cuore nuovo ricevuto da Dio. I fenomeni mistici sono fenomeni cosiddetti straordinari che oltrepassano la scienza. La scienza di fronte a questi fenomeni può dire poco e niente. Straordinari perché sono eventi, fenomeni che il Signore manda quando sono autentici e nel corso naturale delle cose, e quindi viene stravolto questo corso naturale delle cose. Dunque, questo è il segreto di San Filippo: essere stato destinatario di un rarissimo fenomeno mistico chiamato la Pentecoste di fuoco, cioè di un globo di fuoco che dalla bocca sarebbe entrato nelle viscere di Filippo. Il suo cuore, a contatto con quella vivissima fiamma, si sarebbe dilatato improvvisamente. Non potendo più il petto contenerlo per la violenza, si sarebbero inarcate due costole che si sono sollevate fino a spezzarsi. E questo è il documento che racconta esattamente ciò che avvenne. All'età di 29 anni, vicino alla solennità della Pentecoste, Filippo era particolarmente intento in questa orazione quando gli apparve un globo di fuoco che per la bocca gli entrò nel petto. Si sentì allora subito preso da un così forte fuoco di amore che, non potendo tollerarlo, si lasciò cadere a terra per cercare refrigerio. E ancora, tale palpitazione gli produceva un grande calore in tutto il corpo, in modo che anche nella sua vecchiaia, benché estenuato e di pochissimo cibo, era costretto anche d'inverno e di notte refrigerarsi con lo sciogliersi le vesti, con l'aprire la finestra, con il farsi vento. Per le vie andava sempre con la veste aperta dalla cintura fino al collo, anche d'inverno. Spesso capitava che alle sue messe ci fossero dei fenomeni un po' particolari, come la levitazione, che tra l'altro è stata ripresa da Pietro da Cortona in questo dipinto, in cui appunto lui dice messa nella sua cappella privata, e la porta di quella cappella è esattamente quella porta, per cui lui si faceva chiudere dentro la cappella e dopo qualche ora andavano a vedere se la messa era finita per liberarlo, per aprire la porta. L'autenticità di questi fenomeni la decide la Chiesa, ma ci sono dei criteri per decidere questo. In primo luogo, il fenomeno mistico autentico, quello così acclarato dalla Chiesa, che la Chiesa riconosce come tale, sono di supporto, sono secondari rispetto alla vita della persona che ha ricevuto in dono questi fenomeni. Quindi sono doni, in latino si chiamano grazie gratis date, doni che il Signore concede alla persona per una funzione particolare. E non mancarono nella vita di San Filippo eventi straordinari con veri e propri miracoli. C'è la narrazione della risurrezione di Paolo Massimo, questo suo penitente che era sul letto di morte, un ragazzo che muore. Vengono a chiamare il padre Filippo di mattino mentre lui stava celebrando la messa, non fa in tempo ad arrivare prima che il ragazzo muoia. Le testimonianze raccontano che lui si avvicina al letto del morto, comincia a chiamarlo, a scuoterlo. Paolo Massimo risuscita, si confessa, gli chiede San Filippo: cosa vuoi fare? Vuoi restare qui o vuoi andare da tua mamma? E pare che Paolo dica: voglio andare, adesso voglio andare, e si riaddormenta nella morte. Ma torniamo ora al cuore di San Filippo e al suo fenomeno mistico. Testimoni parlavano di sentire le palpitazioni del suo cuore da una stanza all'altra. Ed è in fondo un segno che il Signore fa attraverso i santi, ed è il segno del cuore nuovo che è capace di dare attraverso il suo spirito.
vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, no? Il profeta Ezechiele. Nei santi a volte il Signore dà dei segni fisici di realtà spirituali. Ecco, San Filippo ebbe questo fenomeno mistico, che però coerentemente con tutta la sua filosofia di vita tenne nascosto per tutta la vita, confidandolo solo verso la fine ad uno dei padri di congregazione, che era il suo intimo, diciamo. Episodio che però ha avuto poi un riscontro concreto, materiale, nel momento dell'autopsia, dopo la morte, perché comunque i medici hanno registrato, hanno notificato questa anomalia del costato che presentava appunto queste costole staccate dallo sterno verso l'esterno. Aveva queste frequenti palpitazioni che gli creavano anche un grosso calore, tanto che ricordano le fonti biografiche che anche in inverno aveva sempre la camicia aperta proprio per permettere a questo calore di disperdersi. Era una cosa piuttosto risaputa già all'epoca, ma che chiaramente i medici subito dopo la morte vanno a verificare. È qualcosa di molto concreto che già i medici del tempo non riuscirono a spiegare. Spiegarono ricorrendo al soprannaturale, dissero che era qualcosa di soprannaturale, però da subito cercarono di indagare il fenomeno, di capire ciò che era successo realmente. E si cercò anche di capire dove era successo, perché noi sappiamo che era raccolto in preghiera mentre avvenne, ma secondo un racconto agiografico molto più tardi, il fenomeno sarebbe accaduto all'interno di un cimitero paleocristiano, delle catacombe di San Sebastiano. Dalla storia dei santi sappiamo che molti di loro nascondevano i propri fenomeni mistici di cui erano destinatari, e San Filippo come si comportò? San Filippo era nemico dei fenomeni mistici, nel senso che, pur essendo un mistico e avendo avuto sicuramente dei fenomeni nella sua vita, basti pensare al fatto che lui, gli ultimi tempi della sua vita, si chiude nella cappellina privata e non celebra messa pubblicamente, proprio per evitare fenomeni che accadevano. Pare che levitasse durante la messa, pare che stesse in contemplazione appunto dell'Eucarestia delle ore, per cui le sue messe duravano ore. Diciamo fenomeni mistici. Oltre questo è il suo cuore. Beh sì, sarebbe riduttivo però limitare solamente a questo la santità di Filippo Neri, che molto spesso si dimentica, ma è il copatrono della nostra città con Pietro e Paolo, l'apostolo di Roma, è un santo al quale i romani sono particolarmente legati. Sì, San Filippo è il santo di Roma e le cronache del tempo raccontano infatti di come i romani gli fossero affezionati e di come accorressero da ogni quartiere pur di incontrarlo. La sua fama di santità era già esplosa quando era in vita e con la sua morte si moltiplicò. Anche per questo il suo cadavere fu trattato nel miglior modo possibile. E già subito dopo morte, nel 1595, fecero un primo lavaggio, sicuramente cospargendolo con polvere di rosa e di mirto. Questo sicuramente avvenne già all'indomani della morte. Successivamente, nella ricognizione che fecero nel 1599, cercarono di conservare meglio il corpo ricorrendo a una serie di erbe aromatiche che sono state poi riscontrate. C'è stata la possibilità di rinvenirle. Queste erbe aromatiche erano state impiegate sia per allontanare gli animali, dunque la normale decomposizione, che per profumare il corpo. Tanto che nel 1922, quando aprono di nuovo il corpo, ancora, secondo le fonti dell'epoca, si sente questa soavità, questo profumo di martire, sentono il profumo di salvia, di rosmarino, di tutte quelle erbe aromatiche che nel corso del 600 avevano messo. Beh, sono state analizzate già nel 1922, quando fecero questa ricognizione, e mirto, genziana, zenzero, la noce moscata, i frutti del cipresso, rosmarino, salvia, tutte piante aromatiche che permettevano la conservazione naturale del corpo. San Filippo Neri, un gigante del cristianesimo, uno dei grandi riformatori della Chiesa. Ancora oggi la sua vita e il suo esempio torna a interrogarci e a stupirci.